Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, come sapete, di recente ho fatto un video in cui analizzavo il caso di un italiano che ha fatto un furto in Giappone e alla luce di quel video sono arrivati una serie di commenti che mi hanno fatto molto pensare e riflettere. E tuttavia in questo video vorrei leggerlo insieme, ma non da solo, ma sentendo anche il parere di un giapponese che ha vissuto per oltre 10 anni in Italia, parla anche molto bene italiano e che magari ci può dare anche la sua prospettiva. Vorrei un po' parlarne insieme, anche un po' per capire se realmente il Giappone è un paese così razzista come si è letto nei commenti sotto al mio video, o se invece c'è un po' di informazioni che non sono del tutto corrette, soprattutto vengono prese in esame dei dettagli che lasciano il tempo che trova. Andiamo a leggere qualcuno di questi commenti e vediamo, perché io ero convinto di fare questo video super tranquillo l'altro giorno, perché dico, vabbè, c'è un italiano che chiaramente ha fatto un furto e il fatto che sui social media, poi su Facebook, nelle varie bacheche degli italiani si parlasse di giapponesi razzisti perché hanno trasmesso questa notizia sui media, mi è sembrata, come ho detto in quel video, un po' tirata per i capelli. Ma scusa, non è perché il dipendente non viene, tu non lo paghi, non è venuto perché non ha ricevuto la mensilità che ti spettava oltre alla scadenza del termine. Allora, questo vabbè è uno dei commenti, poi quest'utente ha commentato almeno una quarantina di volte, cioè ci sono veramente tantissimi messaggi, e, cioè vabbè, non lo so, innanzitutto, non so se vuoi dire Evidentemente, la qualcosa. questione comunque l'ha appassionata parecchio. Evidentemente sì, io ringrazio infatti per tutte le interazioni che ho avuto sotto questo video perché ovviamente insomma fa sempre bene l'algoritmo. E più che altro, cioè, la cosa che però secondo me più di ogni altra mi fa pensare è il fatto che, allora, questi commenti a favore di questo italiano, se vogliamo, parlano tutti per supposizioni, cioè noi non possiamo sapere realmente che cosa è successo, senz'altro, però la polizia l'ha andato ad arrestare, cioè abbiamo un filmato dove viene arrestato, secondo me, è molto più probabile che non si sia presentato al lavoro e probabilmente non era ancora arrivato il giorno di paga, o comunque dovevano mettersi d'accordo in qualche modo, perché scusami, non esiste che tu mi devi venire al lavoro, magari mi devi dare le responsabilità per un mese, poi a metà mese non vieni più e poi cioè, ti devo anche pagare. Poi comunque anche qui non sappiamo quando era il giorno del pagamento, quindi vabbè, non è quello il punto, però non capisco quale rilevanza abbia in questo discorso il fatto che non l'abbia pagato o meno. Ma io infatti sono rimasto abbastanza colpito che, preso appunto la notizia, il primo atteggiamento di tanti appunto che ti hanno commentato, mettendo appunto tutta questa serie di ma, è stato invece cercare, come dire, delle possibilità di scusanti, dire ma se fosse, cioè cercare delle possibilità dove poter leggere in chiave completamente differente quello che ti viene dato invece come una certezza, come se appunto la polizia giapponese così random va ad arrestare una persona perché qualcuno gli ha detto che ha rubato delle cose e va ad arrestarlo in quella maniera senza essersi assicurato che in effetti diciamo che quel furto c'è stato per davvero o che quella cosa possa essere veramente considerata un furto. Cioè no, C'è sono un giunti video, i c'è un giapponesi video. razzissimi, tanto più la polizia, quindi che ne so, così random va dal povero italiano così con la sola supposizione che la cosa sia avvenuta e non hanno mai pensato di pensare, cioè non hanno mai pensato di salvaguardarlo, capisci? Nel senso, c'è l'idea che anche la polizia che lo va ad arrestare non si curi affatto dei diritti del povero italiano in questione, no? E neanche i E questa cosa media mi in ha E anche questa cosa mi ha un po' allibito. Ora, i media erano lì, chiaramente hanno ripreso tutta la situazione e hanno riportato semplicemente quello che la polizia probabilmente gli avrà detto, no? Detto questo, appunto, quello che mi stupisce è invece che si dia per scontato che la polizia lavori un po' random, così, nel senso, senza accertarsi, cioè prima di arrestare, cioè loro praticamente prima di andare ad arrestare una persona, boh, non lo so, non si sono presi la briga di vedere effettivamente come sono andate le cose. Se, voglio dire, la polizia, se era vero, per esempio, che la titolare del locale non pagava da
chissà quanto il povero italiano, allora mi chiedo veramente se la polizia non abbia indagato anche in quel senso, se è vero che tipo la sfruttava questo ragazzo italiano, la prima a rimetterci sarebbe stata lei. Ma infatti, perché tendenzialmente la gente tende a fare denuncia quando sei nella ragione, non quando hai torto marcio, nel senso, cioè anche perché sennò puoi andare nei casini. Qua ci sono altri commenti, per esempio uno proprio qualche ora fa mi ha scritto: però non hanno fatto presente che non gli hanno pagato lo stipendio, giapponesi fuori di melone. Ma allora, cioè, allora se anche fosse, comunque nel filmato viene detto che l'italiano sostiene la sua idea, la parola sua contro quella del proprietario del negozio, quindi hanno fatto vedere entrambe le versioni. La proprietaria ha detto che non l'ha pagato perché uno non si è presentato e due perché in realtà lei l'avrebbe pagato il mese dopo, perché di solito anche io in Giappone lavoro e il pagamento ti arriva il mese dopo, cioè è molto normale in Giappone. A maggior ragione comunque se non ti sei presentato prima, vediamo almeno di metterci d'accordo, presumo. Comunque hanno fatto vedere nel servizio in TV sia la ragione di lei che la ragione di lui, e quindi non, anche qui, perché i giapponesi fuori melone? Sarebbero stati fuori di melone se i giapponesi avessero detto in questo servizio che la proprietaria non ha pagato lo stipendio, perché non è vero, cioè non è accertato, è la parola di uno contro l'altro. L'unica cosa certa è che questa persona è un ladro, questo, cioè, è imprescindibile. Pure leggiamo un altro commento. Ti pareva che non parli male dell'Italia, ma chi se ne frega dei giapponesi? E loro sono notoriamente, scritto anche tutto in maiuscolo, sono notoriamente razzista. Cioè, razzisti. Io sono in Corea del Sud e capisco perché odiano i giapponesi. Vabbè, su questo, se vuoi mi pronuncio io, se vuoi spendere due parole te dimmi. Mi sembra appunto... Si commenti da solo questo commento. Voler intavolare un discorso completamente differente, questa cosa, non so, voler sottolineare questo odio razzista che magari tra qualche persona o gente di un certo livello magari... può anche esistere, però secondo me non ha più senso. Io non so, almeno per le persone che frequento, non mi sembra di poter dire che ci sia questo razzismo nei confronti dei coreani e viceversa. Basta vedere quanti gruppi coreani... Non sembra che abbiano un odio sconfinato nei confronti dei giapponesi, e per fortuna. Che poi in tutto un rapporto appunto tra coreani e giapponesi, che storicamente chiaramente è difficile, adesso ci voglia entrare anche di mezzo un'italiana che vuole dare ragione agli uni o agli altri, partendo poi da questo discorso, mi sembra un po' troppo, sinceramente. Ma io sinceramente io penso che questo tipo di commenti o questo tipo di atteggiamento, se vuoi, porta avanti discorsi razzisti che sono in realtà non obsoleti, per carità, cioè bisognerebbe parlarne in una veste più grande, eccetera, eccetera, però questo commento non ha proprio fondamenta, secondo me. E penso che sia veramente dannosa vederla così. Cioè, come se uno mi presentasse un tedesco e io dovessi pensare: ah sì, però non gli presenterò mai un mio amico ebreo, perché non si sa mai. Cioè, è lo stesso ragionamento. Cioè, secondo me è fuori di testa questo discorso. Sì, il fatto è che secondo me io non lo chiamerei ragionamento. No, esatto, anche questo. No, ma poi tra l'altro anche un'altra cosa: ti pareva che non parli male dell'Italia? Cioè, in questo commento che è così corto ci sono così tante cose sbagliate. Ti pareva che non parli male dell'Italia? Ma allora, io nel senso penso, parlo sempre bene ai giapponesi dell'Italia, non vedo perché no. Ovviamente se ci sono delle cose problematiche o del Giappone o dell'Italia, mi piace parlarne anche, non lo so, perché penso che a volte divulgare determinati discorsi possa aiutare a instaurare un dialogo e magari potenzialmente migliorare la situazione. Poi magari non cambierà nulla, però almeno lo faccio con un atteggiamento e cerco di parlare in modo da trovare delle soluzioni, non con questi messaggi così che non dicono niente. E poi chi se ne frega dei giapponesi? Cioè, opinione non richiesta su un canale chiamato Sebastiano Serafini in Giappone. Cioè, se non te ne frega dei giapponesi, anche lì non lo so, mi sembra notoriamente stupido commentarci e dire che non te ne frega niente dei giapponesi, perché... neanche a me della tua opinione, evidentemente. Nei commenti diciamo un po' più negativi su questa faccenda, sì, o i commenti che ho ritenuto inadeguati,
c'è quest'idea che in qualche maniera appunto i giapponesi, essendo razzisti, abbiano voluto prendersela in maniera, come dire, esemplare, e quindi in maniera sì, anche più esemplare, portando appunto questo ragazzo alla gogna mediatica, come per voler far passare un, come dire, gli italiani per un paese di ladri, eccetera, cose del genere, cosa che secondo me ai giapponesi non passa assolutamente in questo concetto. No. Cioè, io credo, tra l'altro, che se c'è un popolo a cui gli italiani piacciono davvero o che veramente li adorano, e poi me lo potrai dire tu, Beh, un sacco di tempo. Sì. Se c'è un popolo che veramente ama gli italiani, ama la cucina italiana, ama il design italiano, ama la moda, i vini, dell'Italia. Dai vini, ma anche semplicemente l'idea di andare a fare del turismo in Italia, cioè, i giapponesi veramente credo di poter dire che amino l'Italia e che ci sia veramente una sorta di filo particolare tra queste due nazioni. Quindi a maggior ragione, cioè, il fatto che questa news sia stata presa come per dire i giapponesi razzisti mettono alla berlina il povero italiano, sinceramente non lo so, non mi pare giusto nei confronti neanche dei giapponesi. No, infatti. No, ma anche perché, cioè, non lo so, io mi capita spesso di vedere anche video di italiani che parlano di come vengono trattati male, di come sia difficile vivere in Giappone, di come sia difficile trovare amici giapponesi, ma o sono io quello strano o probabilmente, no, non vorrei dire, però non riesco a capire perché io non ho vissuto nessuna di queste cose, non lo so, però non mi sembra giusto, io non mi sono mai trovato male in Giappone, non ho mai avuto problemi, quindi non vedo perché dire queste cose. Poi non vado nel dettaglio nei commenti perché non ho neanche voglia, cioè, però ce n'era uno che mi ha fatto abbastanza... si parlava anche di legge più o meno severa in Italia o meno, cito testuali parole perché sinceramente io ho fatto il video, poi non è che l'ho anche rivisto sinceramente, anche perché ho detto quello che pensavo, quindi io ho detto nel video: mi sento più sicuro e più tutelato in Giappone, in Giappone la legge agisce probabilmente in maniera più severa. Io non so se i due sistemi legislativi quale sia più o meno severo, certamente secondo me da quello che vedo in Giappone mi sembra che la legge venga più applicata in modo più severo, almeno per quanto riguarda i borseggiamenti per strada, i ladri, eccetera. Su questo direi di sì, perché se gli italiani si scandalizzano così tanto per il fatto che abbiano messo questo italiano in TV perché ha rubato del prosciutto, la dice lunga. Cioè, evidentemente è il modo in cui trattano i ladri in Italia e in Giappone è diverso, perché appunto in Italia si tende a sdrammatizzare oppure a chiedersi ma bisognerebbe capire il motivo dietro a questo furto. In Giappone, intanto hai rubato, intanto ti metto, insomma, argino il problema e poi si ragiona, perché secondo me non è tanto il cosa hai rubato, ma è proprio il fatto di rubare in sé. Io non credo che in Italia sia legale rubare, cioè io non ho fatto giurisprudenza, mi sono laureato con 110 in cultura giapponese, quindi è un altro, la magistrale a Ca' Foscari, così ve lo dico, non ve l'ho mai detto, no, ma sai perché lo dico sta cosa? No, perché una volta, tipo 5 anni fa, una persona aveva commentato sotto un mio video: ma tu a che titolo parli di Giappone? Non sei neanche laureato. E allora, pochi anni dopo, mi sono laureato. Cioè, cogli l'occasione. No, perché capito? Cioè, qua mi dicono delle cose come: tu non puoi parlare di legge perché non ne sai niente di legge. Cioè, io adesso sto facendo videogiochi, quindi non ho il tempo fisico di andarmi a prendere una laurea in giurisprudenza in Italia e in Giappone. È una questione di priorità, ma io nello stesso video non ho detto il sistema giapponese legislativo è più severo, ho detto che viene applicata meglio, e su questo non lo so, dimmi te se mi contraddici. Beh, lì non so, uno dovrebbe andare anche a valutare, come dire, andare a prendere dei casi specifici, secondo me le persone riescono a capire più facilmente. Allora non so, io farei... No, aspetta. Penso che so dove vuoi andare a parare e quindi colgo la palla al balzo dicendoti che qua c'è scritto che tra i vari commenti che questa persona ha fatto, perché poi ho smesso di leggere quindi non so se ha scritto altre cose, comunque il problema è che ha scritto questo utente: il problema è che i giapponesi non denunciano il borseggio.
A te la parola. In che senso non denunciano il posto? No, lei dice che praticamente in Italia... Ah, che lei sostanzialmente vorrebbe far dare l'idea che se risultano così tanti scippi e borse in Italia è semplicemente perché in Giappone magari le stesse cose succedono, ma i giapponesi non li denunciano. Sì. Vuole intenderlo in questo senso? Esatto, credo. Sì, non so se riesca a intendere, però penso che l'intento sia quello. In realtà c'è tutto questo, voglio dire, ambaradan che è successo semplicemente perché una persona si è portata via certo un certo valore, ma parliamo comunque di 700 euro di prosciutto e delle bottiglie di champagne, che secondo me non sono comunque poco, però diciamo che non è neanche, voglio dire, posso dire una cosa? Una cosa così ne può arrivare la notizia in televisione, voglio dire, capisci che si è risposta da sola. Ma allora perché dicono è arrivata in televisione? Perché sono italiani. Ma io ho fatto vedere, tra l'altro, nello stesso video, che proprio il 2 di ottobre hanno arrestato una che non mi sembra che ha detto un ramen, invece era in un unagi shop, che è andata a rubare 200 euro, 300 euro. Comunque anche lei l'hanno messa in TV, questa 67enne, quindi lei non era italiana, che io sappia. No, era proprio giapponese, quindi anche lì. Anche che comunque viviamo in Giappone, vediamo costantemente messi, cioè che vengono trasmesse delle notizie, magari anche di ragazzi giovani che fanno magari la cazzata e la televisione riporta la cosa. E credo che in quel senso non è semplicemente per mettere la berlina a qualcuno o così, ma serva per far capire alla maggior parte delle persone che sono cose che uno non dovrebbe prendere alla leggera. Poi magari perché sennò altrimenti c'è gente che dice vabbè che cavolo sa mai, insomma un pezzo di prosciutto, due bottiglie, vabbè, che se li gode, no? Perché poi l'atteggiamento, se non rendi gravi le cose che effettivamente sono gravi, secondo me l'atteggiamento diventa sì, ma che saranno mai queste cose, cioè, quindi quella che ha rimesso 700 euro di prosciutto e le bottiglie di vino di champagne così è semplicemente la sfruttatrice del lavoratore e lei deve stare zitta e subire il danno. Non sembra giusto. Appunto, e quello che l'altro ha fatto, bisogna chiudere un occhio, ecco, no, nel senso, comunque il furto di qualunque entità è comunque un possibile da considerare come un atto grave. Sì, io ho visto anche, cioè io ti dico che a volte in Giappone, se proprio devo dire una critica, ho più paura della cosa contraria, perché a me in particolare non è successo, però conosco amici giapponesi a cui è successo, che magari erano in fila al Combini, hanno messo una cosa sotto il braccio e poi non se ne sono accorti e sono usciti che ce l'avevano ancora in mano. Cioè, oppure ho letto anche sul giornale che c'era uno che aveva bevuto la bottiglia, questo non fatelo, prima ancora di pagarla, e c'era il negoziante particolarmente petulante che ha chiamato la polizia. Quindi, nel senso, cioè, se voi vi sembra questo un caso estremo, ci sono casi ancora più estremi. Quindi io ti dico, cioè, in Giappone se proprio ho paura che magari inconsciamente di fare qualcosa del genere, se proprio. Comunque, tu mi parlavi anche di un episodio che ti era successo in Italia a proposito del borseggio, perché tra l'altro anch'io una volta con elicottero mi era capitato di prendere la metro a Milano e ci sono state le persone che hanno rovistato dentro la borsa di Erico. Poi per fortuna non hanno rubato niente, perché era la borsa, insomma, dove aveva le cose da mangiare. In realtà avrebbero dovuto guardare nella tasca interna, no, questo no, che poi do consigli magari se c'è qualche borseggiatrice che mi ascolta, e no, però nel senso che non hanno rubato niente, però c'erano delle persone attorno a noi italiani che hanno visto il fatto, e poi finché non sono scese non ci hanno detto niente, poi ci hanno detto che ci stavano rivestando dentro la borsa. Però capito, io una cosa del genere in Giappone che io sappia non mi è mai successa. Mentre a te ti è mai capitato di essere borseggiato in Italia, che vivi a Milano? Beh, svariate volte, e appunto in quel senso forse credo che la tematica in qualche maniera mi è abbastanza sensibile, proprio perché in Italia molte volte mi è successo di essere scippato, di essere derubato, in qualunque situazione, anche nelle situazioni, come dire, meno ovvie, entrato all'interno di un ristorante, anche di lusso, eccetera, mi hanno rubato la borsa proprio seduto al tavolo, praticamente. Ah, sì? E quindi significa che i ladri sono entrati proprio nel ristorante e hanno rubato la borsa proprio da lì. Quindi, per dire, diciamo che non so, mi sono successe proprio a livello, come dire, di quello che
è stato di dirmi la cosa come vittima, in qualche maniera, diciamo che mi porta ad essere sensibile sull'argomento, e citerei due casi. Uno, forse non te l'ho neanche mai raccontato, però proprio di recente un mio amico che mi è venuto a trovare a Milano era a fare shopping nella zona, poi tra l'altro di lusso di Milano, quindi nel quadrilatero della moda, in un negozio anche importante. E stava facendo shopping, quindi chiaramente si stava provando i vestiti, eccetera. Aveva lasciato la sua borsa appoggiata nelle vicinanze di una poltroncina. Sai, sei in un negozio comunque elegante, importante, tra l'altro con voglio dire, la sicurezza che è di fronte alla porta, ti senti tranquillo, no? Si prova dei vestiti, va per pagare, praticamente gli avevano rubato la borsa con tutto dentro il negozio. Cosa è successo praticamente? Che il negozio, come tutti i negozi anche lì, avevano le telecamere, no? Infatti. Quindi lui, abituato al Giappone, comunque agli altri paesi, appunto, ha chiesto al negoziante di poter andare a visionare il video. Certamente. E praticamente già quello era un problema, perché teoricamente in Italia, appunto, no? Forse qualche commento sotto il tuo video, tra l'altro, lo sottolineava anche, che praticamente le immagini possono essere riprese, però poi se le vuoi diffondere, no? Il volto deve essere coperto perché c'è un problema di privacy, eccetera. Vabbè, fatto sta che alla fine nel video finalmente si è capito che in effetti qualcuno si era intrappolato e hanno portato via la cosa. Vabbè, noi siamo andati poi in questura a fare la denuncia, e gli abbiamo detto che esisteva comunque un video del negozio in cui si vedeva l'atto proprio del furto. Il problema è che il poliziotto anche in questione che cosa ci ha detto? Che comunque che loro sarebbero potuti andare a vedere i video eccetera, ma che comunque se il video non riprendeva il volto di quella persona proprio come se fosse proprio di fronte, cioè come se fosse strappassi, loro non potevano praticamente, cioè quel video era inutilizzabile, capisci? Cioè che non poteva essere utilizzato quasi come prova, e quindi sostanzialmente ci hanno detto che noi potevamo richiedere quella cosa, ma che tendenzialmente sarebbe stato inutile, anche perché di solito appunto le telecamere non è che te le mettono ad altezza del volto, no? Te le mettono ad un'angolazione dove vedi quello che succede, ma non è che riesci sempre a vedere il volto della persona direttamente. Che storia. Cioè, e sono cose che veramente in Giappone non succedono. Tu, io non ho mai sentito cose di questo genere, però. Ma no, oddio, l'unica. Cioè, ne senti, tipo, cioè, no, non conosco nessuno delle persone vicino a me che sono mai state derubate. Io personalmente non sono mai stato derubato, che io sappia. Però sì, è assurda questa cosa. È assurdo anche che, cioè, almeno non visionino il video, al di là di tutto. Cioè, non ho capito, ma perché? Ma poi non lo visionano perché chi se ne frega, tanto se hanno video su video su video di queste persone che fanno le borseggiatrici per le metro e non li arrestano, cioè perché questo dovrebbe essere diverso? E vabbè, e mi dicevi l'altro episodio invece velocemente? L'altro episodio invece che un'altra volta anche lì avevo appoggiato la borsa in uno spazio comunque privato, a un certo punto faccio per prendere il mio portafoglio, non lo trovo più, chiaramente mi metto a cercarlo eccetera, ritorno in camera d'albergo eccetera, tutto quanto, non lo trovo. A questo punto vado a denunciare il furto ai carabinieri, e loro mi dicono che non lo posso denunciare come furto perché non posso essere sicuro di aver subito un furto, perché non ho visto nessuno fare effettivamente rubarmelo, e quindi che non potevo essere sicuro che, di non essere stato io a smarrirlo. E quindi mi hanno detto che dovevo denunciare la cosa come smarrimento e non come furto. Chiaramente io mi sono sentito, non so, doppiamente preso in giro, no? Perché ero sicuro che fosse stato qualcuno ad avervelo rubato, però il dover in qualche maniera mentire, avere le prove, proprio perché non avevo le prove, non, almeno a detta di quel carabiniere con cui ho avuto a che fare, tra l'altro. Ma dove, di Milano sempre? No, era di Roma. Ah, ok. E almeno a detta sua, io quindi mi sono limitato semplicemente a seguire quello che mi ha detto la persona, nello specifico, chiaramente. E quindi alla fine
pur di avere un documento per poter riavere le carte di credito, eccetera, i documenti, cose del genere da presentare negli uffici preposti. Mm-hmm. Quindi mi sono fatto fare la documentazione come smarrimento. Smarrimento dell'oggetto. Ritorno nel frattempo nello stesso luogo dove appunto secondo me è stato rubato l'oggetto. Una mia amica che era con me mi si avvicina e mi dice: guarda, nel frattempo ho scoperto che mi è sparito il portafoglio anche a me. Quindi che cosa faccio? Torno con lei di nuovo dai carabinieri, mi ritrovo di fronte alla stessa persona, gli dico: guardi, è successo anche a lei, dovremmo sporgere denuncia quindi per furto a questo punto. E il carabiniere in questione, gli ho riportato di nuovo la denuncia di smarrimento, gli ho chiesto di cambiare l'intestazione e di e dire che era furto, perché o furto. Siete due imbecilli giapponesi che avete perso, oppure siete magari fa parte del vostro piano razzista per far vedere che in Italia sono, siete tutti ladri, allora avete tutti e due smarrito appositamente il portafoglio, vabbè, e quindi? Quindi gli ho chiesto se mi cambiava l'intestazione e me la faceva come furto. Mm. A quel punto praticamente sai cosa è successo? No. Che lui mi ha detto che no, non era più possibile e che dovevo tenermela per così com'era, perché altrimenti a quel punto sarebbe passato che io, nella fase precedente, avevo dichiarato il falso. Ma sei lui che ti ha detto di dichiararlo come smarrimento perché quindi non poteva essere un furto? Ci sono nuove prove. Mi sono trovato di fronte alla persona sbagliata, sono sicuro che gli italiani non prevedano tutto questo, eccetera, cosa del genere. Però ti parlo di una cosa che mi è successa. Quando è successa questa cosa? Un po' di anni fa, però sì. Mm. Comunque, 6-7 anni fa, credo. Ah, ok. Beh, comunque sì, fa abbastanza specie. Insomma, così. Poi un ultimo argomento, sì, che volevo affrontare velocemente questo, però, che, vabbè, a parte che tra l'altro si è anche citato la strage di Nanchino, anche qui decisamente fuori luogo, a meno che questa stessa persona non abbia lo stesso atteggiamento nei confronti dei tedeschi o degli italiani stessi, perché anche noi, cioè, poi tutti i paesi hanno i loro scheletri nell'armadio, persino la Corea, non è che è stato il paese più pacifico del mondo, se andiamo indietro negli anni in realtà, ma sfido, è veramente difficile trovare un paese che non sia, ma non ha molto senso fare quel discorso, però si parla anche spesso del fatto che in Giappone ci siano i chicani, quindi quelli che palpeggiano, e cioè anche qui, vabbè, qua però è una parentesi troppo grande, magari ce la teniamo per un altro video, perché insomma... Sì, mi sembra. No, ma perché vedo che comunque ci sono video, cioè... dobbiamo concentrare a parlare dell'argomento stesso. No, ma come ad esempio, ma ci sono anche degli... Allora parliamo veramente di Eva, che, no? No, ma infatti... No, ma infatti... Per quello non so, questo tipo di atteggiamento veramente, no? No, noi italiani, voi giapponesi... No, ma... poi è pieno veramente... No, ma anche già questi discorsi, noi loro... Cioè, mi sembra perché magari ci sarà in futuro un giapponese che va a rubare. Cosa va a rubare? Cioè, prosciutto in Italia? Però già lì lo capirei di più. Perché, cioè, però vabbè. Comunque, vabbè, cosa abbiamo capito da tutta questa storia? Che i media giapponesi vogliono evitare che gli italiani rubino tutto il prosciutto che abbiamo in Giappone, pur finendo per passare come razzisti. Questa è la morale. Quindi loro preferiscono passare da razzisti che perdere il prosciutto. Questo è quanto i giapponesi amano il prosciutto italiano. E con questo io vi saluto, vi chiedo di andare ad aggiungere unfollow sulla vostra wishlist su Steam, seguire anche la pagina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!